Guido Lociago, buongiorno Guido, come stai? Bene, Buongiorno, bene, voi? bene, bello riaverti qui. Troppi temi con Guido, ragazzi. Noi non possiamo far passare mesi tra una partecipazione e l'altra. Sono tipo 200 domande e vedo che la gente pure ne sta facendo 200 da Allegri a Zhang al futuro. C'è il professor Bava anche, la clausola di Bremer. Ho visto che prima il professor Bava ha fatto un tweet, ha detto: ma di solito la clausola si fa a un prezzo più alto, no, professore, del prezzo di mercato. Qua 60-70. Dici la tua, così poi cominciamo a sentire Guido, Luca e compagnia sul... Dici, Luca. Infatti era una scusa per fare la battuta che nella prossima edizione dovrò scrivere in genere, ecco, perché tutti i tifosi della Juve sperano che Bremer, se proprio lo dobbiamo vendere, no, se ne vada a una cifra più alta. Poi, per carità, fortissimo, è sempre un difensore, quindi io quando avevamo preso De Ligt qualche perplessità sul prezzo, non sul giocatore, ma sul prezzo ce l'avevo. Adesso non si sa nulla, magari appunto il direttore ci potrà dire qualcosa in più, perché senza essere giornalisti la Juventus queste clausole spesso non le comunica, no? Quindi nei famosi comunicati non ci sono indicazioni. Quindi sembrerebbe, no, che nella fase di rinnovo a fine anno, spostando la fine contratto dal 27 al 28 a parità di compenso, quindi per diluire gli ammortamenti, sui giornali si dice che sia stata inserita questa clausola, che addirittura sarebbe però applicabile l'anno prossimo. Quindi, però ho fatto anche due calcoli dell'età per dire magari anziano e quindi cala il valore, però non mi sembra così anziano, ecco, quindi di fatto effettivamente potrebbe essere una clausola che così di primo acchito sembra un po' bassa, ecco, bisogna capire la spiegazione. Guido, la tua impressione su questa clausola è la prima cosa di mercato che conosciamo di questa Juventus. Che ne pensi, Guido? Allora, io non ho indagato personalmente sulla clausola. I giornalisti che seguono la Juve per tutto sport mi hanno detto che la clausola è tecnicamente non di 60, ma di 70 milioni, 70 milioni perché è incluso sono incluse come dire, dei pagamenti accessori che quindi portano la clausola a 70. E si tratta comunque di una cifra che la Juventus può accettare o in alternativa pareggiare l'offerta di ingaggio che viene fatta dal club dove Bremer vuole andare rinnovandogli il contratto. Quindi, ed è una clausola riservata alla Premier. È ovvio che come dire, che queste clausole vengono concesse ai giocatori in fase di rinnovo, magari in cambio di un ingaggio leggermente più basso, cioè si tratta di uno strumento che durante una trattativa viene utilizzato. Da una parte il giocatore, o meglio il suo agente, vuole riservarsi la possibilità più facile di uscita per andare a guadagnare di più. Dall'altra la società riesce a trattenere un giocatore magari a 500.000 euro in meno a stagione. Poi sul fatto che 60 siano pochi, secondo me, insomma, no, non credo che siano pochi per un difensore e soprattutto per un difensore che gioca nel campionato italiano. Il prezzo di un giocatore non è mai un prezzo assoluto, è il prezzo che fa il mercato. E il mercato viene influenzato da vari fattori, non soltanto dalla forza del giocatore, ma anche dalle condizioni di chi vende. Le condizioni di chi vende, purtroppo, in questo momento, e il professore lo sa bene, non sono delle condizioni, diciamo, eccellenti. Sono delle condizioni di un club che ha bisogno, di soldi, sono le condizioni di un club che milita in un campionato dove non è facile guadagnare. Quindi è ovvio che le clausole sono anche proporzionali alle situazioni, ecco. Poi puoi anche mettere la clausola di 100 milioni, a quel punto no, è una clausola irreale, il giocatore non l'accetterà mai. Una volta che tu l'hai messa, non ti serve a nulla, perché poi quando lo venderai a 80, che sarebbe comunque una bella cifra, ti diranno: ah, l'hai svenduto di 20 milioni. C'è anche un effetto psicologico delle clausole. Secondo me, in questo momento un difensore a 60 milioni lo impacchetta qualunque club, qualunque club italiano, naturalmente. Sto parlando di una situazione di club che devono vendere. Io non credo che nessuno in questo momento in Italia, a
a partire soprattutto dall'Inter, ma a scendere giù in classifica, possa permettersi di rifiutare di vendere un giocatore, se la cifra è quella giusta, naturalmente, e per cifra giusta significa una cifra comunque alta. Siamo un campionato che deve vendere, e appunto, no, non lo fa Transfermarkt il prezzo, anche se sappiamo che è un punto di riferimento per le istituzioni della giustizia sportiva, esatto. Ma gli amici di Transfermarkt, però purtroppo per loro, perché altrimenti potrebbero monetizzare questa loro cosa, questa loro skill, non fanno i prezzi del mercato. Allora intanto Federico ci sta straziando con una connessione da Bulgaria anni 60. Federico, come stai? Ci sei, Fede? Ma io ti vedo male. Sì, io ti farei fare. Io così fuori impossibile. Non sono bulgari, quindi. Sì, io Fede, siccome così fatichiamo davvero, io ti farei fare un intervento complessivo sul discorso. Siamo partiti da Bremer e anche lo sai che poi parleremo dell'allenatore, della Juve, ma poi ti libererei perché è veramente faticoso. Cadi, risali, ti sentiamo un po' in ritardo. Sì, quindi no, veramente, se vuoi dirci di Bremer, e siccome a Guido chiederemo tra poco qualcosa. Impressione sì. Su allenatore, quando sarà deciso come tutto, se vuoi ci osare su quello, e ti ringraziamo. Sì, io su Bremer, guarda, ho un'idea, una mia idea, magari anche abbastanza, forse abbastanza controcorrente. Secondo me la Juventus potrebbe essere il momento buono per cedere Bremer, nel momento in cui Giuntoli fa il Giuntoli. Non dimentichiamoci che Giuntoli ha pescato Kim dal Fenerbahce al Napoli, e Kim era un giocatore che si è rivelato essere molto 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 di più di quello che erano le aspettative, di quello che poteva magari far suggerire anche il valore di mercato e il prezzo al quale è stato ingaggiato. Quindi io penso che la valutazione di Bremer, che è una valutazione poi insomma sulla quale si può sempre discutere, no? È chiaro che magari poi quando arrivano le squadre inglesi ci si inizia a leccare i baffi e dire adesso si fa una bella vendita, un buon prezzo, però penso che il ruolo della Juventus, la situazione della Juventus attuale sia anche quello di provare a trovare un altro Bremer a condizioni migliori, potendo contare comunque su un direttore sportivo che ha quel tipo di curriculum, perché lo ha dimostrato nel passato di aver avuto delle intuizioni del genere. Ecco, in una situazione del genere posso anche pensare che magari il sacrificio di Bremer possa essere un sacrificio utile per sistemare i bilanci e magari e dare spazio a una scommessa di quel tipo. Mia opinione, Bremer, ottimo difensore nel campionato italiano, è un difensore di spessore. Non lo metto nella categoria di Thiago Silva, ecco, per capirci, lo metto sotto, ecco, quindi anche questo può aiutare a dare un po' di contesto. Fede, ora stavi pure un po' reggendo, però è veramente molto labile. Io mi ascolto, sto qua. Sì, dai, proviamo, non volevo cacciarti, tu sai che il cachet non dipende dal minutaggio e quindi... non mi paghi a minuto, vero? No, ecco, esatto, quindi per me non c'è supposto, se la pure tutto il giorno senza nessun problema, no, Fede, scherzi a parte. Volevo che però anche Luca, a parte col professore... Professore, vogliamo fare delle domande, magari anche Guido vuole interfacciarsi, anche se ovviamente poi Guido è molto preparato sui conti e la Juve, però il professore è ovviamente è uno studioso di questa materia, quindi interessante credo per tutti noi. Con Luca e Virginia vorrei che chiacchierassimo un po' con Guido delle varie questioni. Io chiedo intanto al volo, Virginia, ti scoccia 60-70 milioni clausola o dici alla fine se il prezzo sarà quello va bene così? Allora, io ti dico, parere generale sulla questione, ovviamente cedere, secondo me... Rapido, Virginia, sì, ti do 5 secondi. Sì, cedere Bremer gli rompe le scatole, ma 60-70 milioni per un difensore, ragazzi, chi li rifiuta ad oggi 60-70 milioni per un difensore? Poi il ragionamento che io comprendo è quello, lo vai a vendere in Inghilterra, diciamo, ci sono disponibilità economiche che non sono quelle italiane post-Covid, quindi il tifoso dice... avresti potuto fare la cresta, no? sul prezzo, però oggettivamente sono tanti soldi e alla Juve c'è il professor Bava qui che può rispondere su questo, no? Però questi soldi fanno tanto tanto comodo, quindi se deve essere la soluzione ai problemi, ben venga la cessione di Bremer, nonostante lo dica a malincuore ovviamente. Allora io chiederei, direi anche a, vedo il professore annuire, annuisci prof?
Sì, è la verità. Allora, no, Luca, io ti direi questo, introduci tu anche da padrone di casa o questo tema, se vuoi dirci la tua, se no una domanda per Guido, un'osservazione, quello che vuoi tu, per Guido o per il professore o per entrambi anche, perché tanti temi, poi sapete, soprattutto sul futuro, secondo me sono strettamente legati tra conti e strategie, insomma, Luca. Ho ascoltato con attenzione su Bremer, mi sono venute in mente alcune cose molto banali sulla clausola e sui dettagli della clausola, oltre a quello che ha aggiunto Guido adesso. Ieri abbiamo dato quasi in presa diretta, man mano che arrivavano le specifiche, un po' la ricostruzione. Ovviamente ieri mattina ci ha colto un po' di sorpresa qua questa cosa, nel senso che assolutamente noi dovevamo tutti cercare di verificare, abbiamo capito più o meno in cosa consiste. Quello che abbiamo anche intuito è che tutto sommato questo accordo, che a titolo formale si attiva volendo, cioè trovando una società che ha l'accordo con Bremer eccetera nell'estate 25, è già un gentleman agreement da capire in tutte le sue forme e dettagli, che ha un valore in qualche modo tra le parti, tra Bremer e la Juventus, già per quest'estate. Ora bisogna capire in che termine eccetera. Se così fosse, la Juventus potrebbe o puntare a monetizzare più ancora di quella clausola sapendo che è tra un anno, oppure la Juventus si troverebbe a dover forse aggiornare l'ingaggio del calciatore a fronte di un'offerta ufficiale, eccetera. A me pare che in questo momento noi due considerazioni possiamo fare su Bremer veloci. La prima: Bremer da ieri in poi non sarà mai un giocatore che la Juve può togliere dal mercato, per il gergo di mercato che usiamo noi giornalisti. No, la Juve no, non è sul mercato, lo ha tolto dal mercato. No, non sarà più praticabile. Questa dicitura per Bremer non esiste e non esisterà, a meno che non faccia un nuovo contratto, un nuovo statement, eccetera. La seconda è una considerazione mia, che però mi viene abbastanza spontanea, e qui chiedo a Guido cosa ne pensa. Cioè, noi abbiamo questa valorizzazione enorme, bella, forte, virtualmente fondamentale, importante, e ci inorgoglisce dei giovani. Cioè, sappiamo che tanti dei giovani che abbiamo, qualcuno l'abbiamo pagato un pochino, qualcuno l'abbiamo pagato niente, qualcuno l'abbiamo davvero cresciuto, qualcuno l'abbiamo preso al momento giusto, eccetera, e sono un tesoretto potenziale virtuale incredibile da gestire con grande attenzione, fare delle scelte, eccetera, e monetizzare. Ma la domanda che pongo io è sui giocatori non giovani, cioè non quelli che con 10, 20, 30 presenze in prima squadra hanno già acquisito le attenzioni dei club, e quindi ben venga. C'è sugli altri, i giocatori stabilizzati. Se Bremer, adesso dico questa, vale 60 milioni, gli altri quanto valgono? Cioè, nel senso, il problema è un po' a ritroso. Cioè, davvero la Juve, Guido, può trovarsi a fare, per finanziare il mercato, leva sui giovani e rinunciando magari a un big man, ma non due? Cioè, se Bremer vale 60, gli altri quanto valgono? E questo è il tema. Cioè, non hai grande forza sul mercato con i giocatori d'esperienza, se non che togli anche degli ingaggi forti. Quindi cosa immaginiamo per il mercato dei giovani? Come lo gestirà Giuntoli, secondo te, questa grande virtù che abbiamo, questa grande dote che abbiamo in casa in questo momento? Perché abbiamo capito, non so se sei d'accordo Guido, la Juve autofinanzierà il mercato, che non è un male, se lo fai bene è una cosa splendida. Ma allora, intanto il problema è la situazione economica della Juve. La situazione economica, appunto, richiede ancora, secondo me, una stagione di vacche, magari non magrissime, ma comunque neanche grasse. E quindi si tratta comunque di dover finanziare il mercato, quindi dipende che mercato, di che mercato stai, a che mercato stai pensando, e a seconda del mercato a cui stai pensando sei costretto a cedere in proporzione. Quindi in realtà la domanda che tu mi fai è più complessa, perché bisognerebbe capire tutta la strategia di Giuntoli. Quindi quanti giocatori vuole prendere. Beh, sappiamo, quella è l'unica cosa che sappiamo Guido, perché ce l'ha detto. Quantitativamente abbiamo bisogno di rimpolpare l'organico, quindi saremo in difficoltà. Sì, esatto. Bisogna vedere che giocatori vuole prendere, quanto costano, quali sono le condizioni alle quali li prende. La Juventus probabilmente avrà, se non proprio un equilibrio, ma si troverà di nuovo in una condizione solida nella stagione 25-26.
Io mi aspetto di vedere una squadra che naturalmente con le azzeccando i colpi, perché poi c'è anche quello che bisogna fare, ma una squadra che può tornare a essere fortemente competitiva nel 25-26. La prossima stagione nel 24-25 secondo me è una stagione nella quale in estate mi aspetto qualche cosa per rinforzare la squadra e per rimpolparla numericamente, visto il tipo di stagione che dovrà affrontare. E quindi bisognerà capire che cosa può fare Giuntoli e quindi a quel punto vedere che cosa sacrificherà. Quindi io fondamentalmente non so rispondere alla tua domanda. Io non credo che Giuntoli voglia sperperare il patrimonio dei giovani, soprattutto quelli che tecnicamente possono pensare di aspirare alla Juventus. Certo, ci sono dei giovani che sono stati che magari sono in questo momento nella seconda squadra o che magari sono in prima squadra, ma chiaramente non sono giocatori che possono in un futuro altamente competitivo far parte della rosa. Quelli io credo che saranno i primi, e lì devi lavorare sul numero, ovviamente, perché io non credo che tu possa prendere delle cifre enormi vendendo un giocatore che mi è molto simpatico, ma che non credo si offenderà se dirò che non è un giocatore fenomenale come Nicolussi Caviglia. Ecco, allora Nicolussi Caviglia quest'anno ci sta nella rosa, ci sta anche in maniera molto dignitosa. Io non so se nella rosa da qua a due anni, se devo immaginarmi una rosa più competitiva della Juventus, un giocatore come Nicolussi Caviglia ne possa far parte. Sono tanti altri i giocatori che, se guardate la rosa attuale, tra i giovani, alcuni dei quali tu puoi pensare faranno parte della Juve del futuro. Io immagino che Ildiz possa sicuramente fare parte della Juve del futuro. Oggi titolate su di voi, su di lui, Guido, oggi titolate su di lui. No, oggi titolate su di lui proprio perché sappiamo che sicuramente, ecco, se c'è un giocatore sul quale mi sento di dire che quest'estate l'etichetta di incedibile verrà appiccicata, è proprio Ildiz. Anche perché in questo momento cedere Ildiz sì che sarebbe una follia. Ma non tanto perché, ma proprio dal punto di vista prettamente economica, perché se tu ha dei margini di miglioramento enormi, quindi tu in questo momento Ildiz va in di un future, quello che sul mercato finanziario sarebbe un future, ma che però lo vendi necessariamente a meno di quello che potresti fare fra tre anni. Poi se voi mi dite che Ildiz, mi chiedete se Ildiz sarà il capitano della Juve fra 10 anni, seguendo una carriera alla Del Piero, io questo non lo so, dipende anche da come si evolve il calcio e da come si evolve la situazione della Juve. Temo di no, a occhio, temo di però no. La 10 la prevedi? Però la 10 la prevedi però? Io non sono molto appassionato. Sì, può darsi, non te lo so dire. Non, sarebbe, okay. mi sembrerebbe una buona idea, tutto sommato. Sì. Dal punto di vista puramente del marketing, poi non lo so, ecco, non devo dirti, le maglie e i numeri mi appassionano un po' meno, però sì, tutto sommato, perché no? Voglio dire, le maglie ormai sono un ragionamento anche prettamente di marketing, di questo genere di cose. Ildiz mi sembra l'unico giocatore che quest'anno è riuscito a mettere d'accordo tutti, no? Sì. Ce ne sono pochi di giocatori sui quali si possa registrare l'unanimità da parte del tifo. Il tifo juventino quest'anno si è spaccato come non mai, da Allegri in giù, e quindi anche ci sono molti giocatori, Vlahovic, Chiesa, prima vedevo una critica a Locatelli, davvero non c'è un giocatore, sono veramente pochi, se li andiamo a vedere nella rosa, che non hanno diviso o che non hanno trovato dei critici e dei tifosi. Ildiz mi sembra che abbia messo d'accordo tutti. Io ho anche la mia teoria, perché Ildiz è l'unico giocatore che ti fa sognare il futuro. Il presente della Juventus è molto triste, sinceramente.
Manca in questo momento nel presente della Juventus una narrazione del futuro, cioè manca qualcuno che si prenda la briga di raccontare e di accendere la luce in fondo al tunnel, di raccontare qualcosa per fare in modo che le persone dicano ok, dobbiamo sopportare questa mediocrità, ma lo facciamo per una buona ragione, perché poi ci sarà, dopo questi sforzi ci sarà una rinascita, una competitività, un ritorno a qualcosa di diverso, a qualcosa di più simile al passato più glorioso. Questo tipo di narrazione, secondo me, sì, è vero, Cambiaso, guarda, anche Cambiaso ha messo più o meno d'accordo tutti, ma questo tipo di narrazione manca la visione sul futuro, e Yıldız tutto sommato è la cosa che profuma più di futuro di tutto quello che abbiamo visto quest'anno. Un giocatore con doti tecniche meravigliose, con una faccia pulita, insomma con la sensazione che intorno a lui si possano appendere i sogni. Io non so se intorno a lui si possa costruire una squadra, è troppo giovane per capire se diventerà davvero quello che sta promettendo, però certamente intorno a lui il tifoso può credere che qualcosa di grande possa tornare, e quindi è giusto da questo punto di vista non soltanto confermarlo, lo abbiamo detto prima, anche perché varrà di più in futuro, ma anche perché no, dargli la 10 che ha qualcosa di simbolico. Allora, Max, posso... Sì, aspetta, no, volevo... parlare tu. Okay, no, ma te lo faccio partire subito, solo che Federico Casotti deve andare via, mi ha scritto in privato, però ora riprendiamo noi altri, coinvolgendo anche il professor Bava. E una cosa, Casotti, se vuoi salutare su queste considerazioni di Guido, io non sapete quanto ho condiviso mentre parlava Guido il discorso di come manchi spiegarci la luce in fondo al tunnel, raccontarci, come dire, ragazzi, noi siamo la Juventus. Ora, non solo dicendo tra X anni forse torneremo, noi vogliamo arrivare tra le quattro. Cioè, ridire un attimo, ho capito i conti, ho capito tutto, il professor Bava ora ci cazzierà, però pure un attimo di luce, sia la Juventus oppure siamo diventati permanentemente un'altra cosa, credo che il tema sia importante. Federico Casotti, chiudi come vuoi tu, e poi Virginia. Sì, ma guarda, anch'io non sono un grande appassionato di maglie, di numeri, nel senso che ormai da 30 anni il concetto di numero associato al ruolo ha perso di significato. È altrettanto vero che alcune maglie rimangono comunque delle maglie iconiche, è altrettanto vero che la 10 della 10 dei grandi club come la Juventus è giusto, secondo me, assegnarla. In questo senso magari le ultime scelte non sono state forse le più azzeccate per giocatori iconici in grado di indossarla in maniera continuativa, ecco, in grado di legarsi e di rappresentare comunque qualcosa di significativo per il club. Per quanto riguarda invece i nomi che vedevo, allora, per sostituire Chiesa, ma io penso che Yıldız possa essere il sostituto quasi naturale, insomma, di Chiesa. La promozione di Yıldız possa essere in buona parte, ecco, non solo, perché come dice Guido la rosa va rimpolpata, può essere un sostituto naturale. Per Rabiot si era parlato nelle settimane scorse di Merino della Real Sociedad, che, sempre facendo un po' la tara alla visione del calcio di Giuntoli, può essere un ottimo nome. Onestamente su Bremer e sui difensori centrali sono abbastanza dubbioso, proprio perché servirebbe un jolly alla Kim. Qualcuno prima parlava di Zeno De Bast dell'Anderlecht, ragazzo di 20 anni, ancora però molto giovane, ancora abbastanza acerbo per il tipo di ruolo e ancora forse prematuro. Se l'idea, dici, uno prendi un nome del genere per sostituire Bremer, mi sembra ancora troppo presto. Max, sei in muto. Giusto, Federico Casotti, grazie Fede, ciao Fede. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie a te, Virginia. Toccava a te, Virginia. Sì, no, volevo fare una domanda che è sia per il direttore che per il professore, per entrambi. Perfetta, sì, la conduttrice perfetta questa, ragazzi. No, vai, sempre vai. Sul discorso che riguarda la cessione eventuale di Bremer e appunto il discorso sui giovani più promettenti, perché io penso, anche leggendo un pochino quello che è il parere, no, del tifoso, in questo momento il tifoso ne inquadra tre, no, tra quelli che
devono fare secondo il tifoso parte dell'organico delle prossime stagioni, inquadra appunto il Diz, ci mette nella stessa categoria Huijsen e Sulé. Io volevo capire se la cessione di Bremer in un certo senso potrebbe salvare la cessione di uno di questi tre. Sul Diz del direttore è stato molto chiaro, però volevo capire anche la situazione su Sulé e su Huijsen secondo la Juve, in generale anche secondo quelli che sono i conti, ecco. Chi inizia? Tu vai, allora, prego, vai Guido, e poi il professore, ora cominciamo a chiedere qualcosa. Ma non lo so, sì, tendenzialmente bisogna vedere che cosa devi fare, Virginia, perché se tu hai in mente di comprare 3-4 giocatori da 40 milioni l'uno, è ovvio che devi incassare altrettanti soldi. Quindi se tu invece sai che devi acquistare e ti sei fatto l'idea che puoi acquistare i giocatori che ti servono per 60-70 milioni, allora può bastare la cessione di un solo giocatore, che questo sia Bremer o un altro. Io credo che ci siano dei giocatori, oltretutto, che hanno un ingaggio enorme. Io credo che due giocatori siano particolarmente difficili da cedere in questo momento, in questa stagione, anche volendolo. Poi io non so se la Juve vuole venderli o meno, ma anche volendo, Vlahovic e Chiesa, per esempio, sono due giocatori complicati da cedere per il l'ingaggio che hanno. La Chiesa viene da una stagione piuttosto opaca, definiamola così, e forse è un eufemismo. Certo, può risollevarla nella seconda parte, può fare un ottimo europeo, ma in questo momento un giocatore ha un anno dalla scadenza del contratto che difficilmente può interessare i grandi club, quelli che possono dargli uno stipendio pari o superiore a quello che prende alla Juventus. Siccome non ho mai visto un giocatore andare a prendere meno, tendenzialmente, Chiesa, anche qualora giunto li trovasse una squadra che però non è una squadra magari che fa la Champions, non è una squadra che fa il Mondiale per club, due competizioni che lui potrebbe fare con la Juventus l'anno prossimo, tendenzialmente la Champions non è ancora sicura, ma consideriamola molto probabile. E quindi io credo che Chiesa rimanga alla Juve fino alla scadenza del contratto, che sia difficile da cedere in questo momento, e non so neanche che possibilità ci sono che lui rinnovi il suo contratto con la Juventus, perché quel tipo di salario non è più un salario che la Juventus concede a un giocatore come Chiesa. Quindi non credo che ci sia possibilità che Chiesa parta, per esempio, quest'estate. Poi tutto può cambiare nei prossimi due mesi. Un europeo fatto alla Paolo Rossi 82, certo che cambierebbe un po' tutta lo scenario. Attualmente, a oggi, a fine marzo, la situazione è questa. È un po' lo stesso discorso che vale per Vlahovic. Vlahovic l'anno prossimo andrà a guadagnare praticamente 10 milioni di euro o qualcosa di questo genere. È uno stipendio enorme anche per un attaccante forte come Vlahovic, però che ha una numerica comunque, per dire, inferiore a quella di Lautaro Martinez nel nostro campionato. Certamente è un giocatore giovane, un giocatore che potrebbe anche interessare ai club di Premier, che magari quel tipo di stipendio possono permetterselo, ma non vedo la fila di club che vogliono Vlahovic a quelle cifre. Quindi devi anche considerare che perché Bremer è più appetibile rispetto ad altri giocatori? Perché poi Bremer ha un salario che è proporzionato al suo valore attuale, al suo rendimento attuale. Quindi ormai i club considerano due fattori, il cartellino e l'ingaggio. Paradossalmente l'ingaggio è inferiore, come l'ingaggio è più importante del cartellino,
perché il cartellino lo spalmi su più un valore del cartellino, lo puoi spalmare sulle stagioni del contratto, quindi lo spalmi magari su 5 anni. L'ingaggio invece pesa, perché poi l'ingaggio, noi ne parliamo quasi sempre al netto, ma è lordo, quindi pesa tantissimo. Quindi un acquisto di Vlahovic in questo momento, a livello retributivo attuale, non è soltanto la spesa magari del cartellino, che non saprei neanche che valutazione dargli, ma è anche una ventina di milioni minimo lordi che devono uscire ogni anno. E tra l'altro quelli sono spese vive, spese che non sono neanche investimenti, sono proprio soldi che escono dalle casse del club per finire nelle tasche dei giocatori. Il puff, allora, hai visto che commentano il puff? Il puff è stato regalato, se non vado errato, a De Paola. Aiuto, qua sta crollando tutti i mobili. Ma è comodo, è fantoziano, nel senso che non ci si alza più. No, è fantoziano, ma nessuno ci si siede. Però sono tutte delle prime pagine di tutto sport. Io se vengo lì, voglio sedermi lì, se vengo lì a trovare. Allora, professore, facciamo un regalo a De Paola. Siccome ho 3-4 domande per Guido, quindi io so che non possiamo tenerlo ore, ma 3-4 domande gliele devo fare, gliele dico già. Quindi, sai come sarebbe bello, no, un esame, sapere prima le domande, ma credo che Guido sia piuttosto preparato. Tema allenatore, ovvio, però io ci metto anche tema dirigenza. Io, unico in Italia, metto il tema Superlega, non Superlega, così so che è presto, ma io metto anche un ma. E poi ti chiediamo ovviamente una chiosa su queste tragiche, mio parere, tragiche istituzioni, tragiche, abbiamo fatto sentire prima Malagò, Gravina, anche alcuni giornali su questo tema di Acerbi e compagnia. Un tuo pensiero finale, io lo voglio sentire, poi sarai libero anche di tornare al lavoro, che hai tante cose da fare. Però Fabrizio, professor Bava, prima Virginia ti ha fatto una domanda, allarghiamola un secondo, sai che non abbiamo i tempi di una lezione, però certo. Un intervento in cui tu ci possa spiegare, avrebbe senso, Luca si chiedeva, ma se i non giovani valgono non troppo, dobbiamo vendere i giovani, conviene ora o conviene farli salire? Tu che diresti a Giuntoli oggi, professore? Allora, io vi dico quello che la Juve dice, nel senso che la Juventus ha fatto un prospetto informativo, quello dell'aumento di capitale, estremamente interessante, perché ha detto un mucchio di cose che nei bilanci non sono riportate. Cioè, ha spiegato proprio la strategia futura e il business plan da qui al 26-27. E loro dicono, ad esempio, che rispetto al passato ci sarà un mix di giocatori esperti, di giocatori giovani, con una maggiore percentuale di giovani provenienti dalla next gen, è scritto in modo chiaro. Quindi vuol dire che non stanno pensando a un giocatore su 11, no? Perché se tu dici una maggiore percentuale, un maggiore mix, noi comunque nell'ultimo anno un po' di giovani, non so se per scelta o per obbligo, li abbiamo fatti giocare. Quindi comunque la strategia di tenere i giovani la Juventus l'ha dichiarata. Allo stesso tempo bisogna considerare che il parco giocatori giovani della Juventus è molto ampio. Oltre a quei tre, certo, ne abbiamo diversi in prestito, e qualcuno in prestito già maturo e già vendibile, perché ha già dimostrato di avere, non c'è solo su lei. Quindi di fatto probabilmente per ottenere quel margine di bilancio, per avere la possibilità di comprare, si può riuscire ad arrivarci cedendo qualche giocatore, diciamo, maturo e qualche giovane. Poi ovvio io non vado a fare i nomi, cioè quello lo lascio fare Giuntoli, non è il mio campo, però noi lo dico sempre, quest'anno sul mercato c'era Ken, no? Doveva già essere stato ceduto in teoria, e Alexandro è a fine contratto, non necessariamente deve essere sostituito. Purtroppo Arthur temo che non sia così semplice cederlo, perché loro tre valgono poco meno di 40 milioni di costi che si libererebbero a bilancio tra ammortamenti e ingaggi. E quindi è chiaro che se considerate che quando compri un giocatore, come diceva prima il direttore, l'ammortamento lo dividi su 4-5 anni, vuol dire che avere 40 milioni di riduzione su tre giocatori senza ancora avere venduto un giovane ti dà già un minimo di margine di manovra. E nel business plan dicono che da qui al 26-27 continuerà una modesta contrazione di costi per ingaggi e ammortamenti, e l'utile lo vedremo il 26-27. Questo dal punto di vista dei tifosi è una buona notizia, perché avrebbero potuto puntare all'utile già prima. Quindi se dicono che l'utile arriverà tra 3 anni e mezzo,
significa che la riduzione di costi prevista da qui a 3 anni e mezzo è modesta. Quindi parliamo di probabilmente una ventina, 20, 25 milioni l'anno tra ammortamenti e ingaggi. Se Giuntoli lavora bene, come tutti siamo convinti e auspichiamo, non dovrebbe essere così difficile, perché siamo anche tutti consapevoli, seppur tifosi, che il costo dei cartellini che oggi ha a bilancio la Juventus è molto alto, perché in passato sono stati pagati dei calciatori molto, e anche gli ingaggi sono molto alti, per non dire troppo, qualcuno è già stato citato, e quindi si dovrebbe riuscire a mantenere il livello competitivo anche, diciamo, cedendo qualche giocatore, comprando dei giocatori di pari costo quasi, riducendo comunque leggermente i costi, perché avevamo dei costi di partenza che sicuramente non erano particolarmente sotto controllo, erano tarati su un fatturato da Juventus da 600 milioni in su, e certo, poi causa COVID, non abbiamo mai più visto, e quindi purtroppo il fatturato scende velocemente, mai come quest'anno che faremo la Champions, però scende velocemente, i costi non scendono velocemente, perché i calciatori, l'ammortamento e lo stipendio è tutto un costo fisso, e quindi da quel punto di vista la riduzione è faticosa. Devo dire, è molto chiaro. Sono stati comunque molto chiari nel dare la strategia, ma ci sono strategie, non lacrime e sangue. Per questo io avevo anche commentato, quando è uscito un quotidiano sportivo che non è quello qua rappresentato autorevolmente, dicendo la Juve è costretta a fare 120-130 milioni di plusvalenza nei prossimi 3 anni, io ho risposto: è la routine di una squadra che ne fattura 400, cioè fare 40 milioni l'anno. Tenete presente che la Juve... Tenete presente, l'ultima volta che è uscito il messaggio che eravamo costretti giustamente a fare delle plusvalenze, ci sono volati addosso. No, io toglierei il verbo costretti, metterei che desidereremmo fare un po' di ci va, improvvisiamo. No, la Juventus ha fatto 70 milioni, no, l'anno scorso, quest'anno di meno, e nei 5 anni ante-Covid scrivono loro nel business plan che la media, ripeto, ante-Covid è stata 125 milioni all'anno di media. Adesso si propongono nel piano di farne meno di 70, quindi meno di 70 vuol dire 30, 40, 50, 60, ma di media ovviamente non si può fare il ragionamento, perché è ovvio che se vendi un anno o due big, però se quello è il piano di farne di media, vuol dire un 10, 12, 13% del fatturato, per una squadra di calcio è fisiologico, quindi non bisogna essere preoccupati. La Juventus li ha sempre venduti i calciatori e facendo qualche plusvalenza, e non è che questo crea dei problemi, no? I problemi molto chiaro, professore. Per questo dovete leggere il libro, ragazzi, come leggere i bilanci nel calcio, perché è così chiaro che in 3 minuti è riuscito a spiegarci che la luce, ora Guido forse auspica anche io una luce ancora più grande, però diciamo che il buio non è totale, almeno dal punto di vista della squadra in campo. Allora io direi questo, io Guido, se puoi restare qualche minuto con noi, voglio farti delle domande, io, poi se volete ovviamente Virginia, prof e Luca, vedo anche qua, ma facciamogliele proprio al volo. Io ti ho accennato prima i temi, tanto li conosci, no? Su Allegri conosci la divisione, la conosci meglio di me, ti massacrano se fai una cosa, se poi fai le prime pagine contro ti dicono ah sei sceso dal carro, insomma lasciamo perdere questi estremismi che, come sai, a noi, a me, a te, almeno qua Juventus, da te non ci interessano. Se ci dici a oggi qual è per te la tua percezione, so che non hanno deciso magari, ma voglio una tua impressione piuttosto chiara, non mi dire aspettiamo la Coppa, io non ci credo che aspettano il 15 luglio, maggio, di vedere se vinciamo la Coppa Italia e se invece no. Alberto, allora, quelli che mi parlano dei risultati, mi parlano dei risultati come chiave per decidere su Allegri, mi fa un po' ridere, nel senso, vorrebbe dire ridurre una società che potrebbe anche non essere di grandi esperti, ma vorrebbe dirla ridurla a una società di dilettanti allo sbaraglio. Allegri sta concludendo l'ottavo anno sulla panchina della Juventus, è un allenatore con una carriera alle spalle, tu non devi aspettare gli ultimi mesi per sapere che cosa ti può dare e che cosa non ti può dare Allegri, questo indipendentemente dal fatto che possa vincere o meno la Coppa Italia. Certamente se vincesse la Coppa Italia avrebbe qualcosina in più sul tavolo dell'eventuale trattativa, ma non è assolutamente il finale di stagione. Ecco, può essere determinante soltanto in negativo qualora si verificasse la disastrosa non qualificazione in Champions. Allora magari
si parlerebbe di un'altra questione. Io credo che proprio il che fatto succede? Dimmelo che succede. Dai. No, ma io non credo che si possa sapere, perché io credo che alla Juventus vogliano tenere Allegri perché proprio nell'ottica di andare verso una 25-26 con un grande rinnovamento, loro possano concludere il contratto ad Allegri. Io credo che il discorso che si faranno la Juventus e Allegri a fine stagione sarà un discorso sul fatto di condividere gli obiettivi, di condividere il fatto di l'entusiasmo per poter affrontare una stagione che rischia comunque di essere un'altra stagione di transizione. C'è questo rischio. Ma per me, Guido, ti dico la mia, sai che non ho pregiudizi, per me andare avanti con l'allenatore, che ripeto, al di là di cosa pensiamo del suo lavoro, andare avanti con l'allenatore che mi sembra, io lo dico sempre, non credere troppo lui della società nuova, e Giuntoli suppongo che a un certo punto voglia anche sceglierselo il suo prima o poi, così diventano stagioni di transizione anche per questo. Ripeto, io non sono di quelli che pensano che la Juve avrebbe vinto la Champions League. È molto pericoloso. Scusami una cosa, Guido, una sola cosa. È molto pericoloso. Però io credo che in questo momento, guarda, io parlo spesso con i dirigenti ovviamente non lasciano trasparire che fiducia in Allegri. Certo. Io non so se nelle loro teste ci sia dell'altro, questo non lo posso. Secondo me c'è anche una strategia. Però una cosa sola, una mozione d'ordine per chi ci segue. Noi adesso stiamo sfruttando e stiamo spolpando il direttore e anche il professor Bava, che se poi vuole restare, ok, ma Guido tra 6-7 minuti, 3 e mezzo, lo vorrei liberare. Vi avviso che noi restiamo, almeno io e Luca, poi chi vuole restare, a lungo oggi pomeriggio, quindi dopo le domande per Luca, per me, tutto le facciamo tra poco. Scusami Guido, no, mi dicevi, ok, tu dici non puoi sapere cosa pensano dentro, fuori però manifestano questo. Allora, gente, penso anche il fatto che ci sono dei costi, noi l'abbiamo sempre detto, i costi... non sono tanto i costi di Allegri, che tanto dovresti sostenere a prescindere, anche se lo tieni, non è che se lo tieni non spendi quei soldi. I costi in più sono i costi di un eventuale nuovo allenatore. Un eventuale nuovo allenatore, se tu davvero punti su un allenatore di quelli giovani che non guadagnano tanto e che hanno uno staff meno costoso, potrebbe essere un costo di 5-6 milioni di euro lordi nella prossima stagione, in più rispetto al costo allenatore. Non è una cifra enorme, però per una società che sta cercando di fare dei risparmi è certamente una cifra importante. Credo che il consiglio d'amministrazione chieda ai dirigenti se questo cambio è veramente necessario. Credo che il consiglio d'amministrazione chieda ai dirigenti se questo cambio garantisce la qualificazione alla Champions successiva, perché la Juventus non solo quest'anno deve qualificarsi in Champions, ma deve qualificarsi anche l'anno prossimo, perché altrimenti, appunto, come ha spiegato il professore, non percorre quella strada verso il risanamento di cui si parlava prima. E quindi anche questa domanda qua, quindi chi c'è nella dirigenza, chi ha, non dico il coraggio, perché non è, però deve valutare questo, deve valutare certo. Di allenatore. Deve essere un cambio di allenatore che non soltanto rappresenta un costo in più, ma deve essere un allenatore che garantisca la qualificazione in Champions. Finora Allegri l'ha sempre garantita, perché anche l'anno scorso l'aveva garantita. Sappiamo perfettamente che il numero di punti necessario a qualificarsi lo aveva ottenuto. Allora, io ti dico questo, Guido. Ho già detto, ma poi ripeto con Luca e Virginia e chi resta, insomma, poi parliamo noi. Ora voglio sentire Guido. Io te l'ho detto, il mio pensiero non è tanto sui risultati, su cui si può discutere, a qualcuno voleva un trofeo o combattere per un trofeo legittimamente, qualcun altro pensa anche che fossero anni pericolosi da quinto, sesto, settimo posto, cosa che Allegri ha evitato. Non è questo, ma io continuo a dire, secondo me è un discorso di energie collettive, continuare a protrarre una cosa di cui nessuno mi sembra convinto, non so, a me
sai cosa sembra, Guido? Quel tunnel senza luce che vedi tu, ma non certo perché Allegri sia meno bravo di altri o più bravo, non era quello. No, ma allora, in questo momento che Allegri rappresenti un problema dal punto di vista, come posso dire, della serenità dell'ambiente, è indubbio, ma questo senza discutere. Ma non per i social, io dico in società, non dico per i social o per i tifosi. Cioè quello allora, ambiente è tutto. Ambiente, è tutto. Sì, l'ambiente, per ambiente significa l'ambiente è il l'ambiente è sia il tifo, quello reale, quello virtuale, sia la società. E per questo che quando loro dicono ci vedremo a fine stagione, non è perché devono fare i conti con i risultati, è perché probabilmente cercheranno di capire, guardandosi in faccia, che cosa si può costruire sulla stagione successiva, cioè che ci allora, siano che ci sia unità di intenti su tutto. Vediamo però, Guido, io spero non decidano veramente il 20 maggio, il 25 maggio, perché là il Motta di turno, gli altri secondo me sono belli a casa, però vedremo. Allora, il discorso allenatore lo rifacciamo presto, ragazzi, inutile che ve la prendiate ogni volta. E c'è più il discorso allenatore. No, ma poi gli ho chiesto a Guido, gli ho chiesto un pronostico, non gli ho detto: Guido, ma tu rinnoverai Allegri? Così lo chiedo, io ogni volta gli chiedo cosa dice lui. Lui dice: io parlo con i dirigenti che a oggi pensano questo, fa un ragionamento e tutti aggrediscono Guido. È il suo pensiero. Noi sappiamo che Luca, per dire, da una percentuale bassissima ad Allegri di restare. Io personalmente, che non faccio mercato e tutto, penso, per il discorso di energie che faccio spesso, che andrà via, però non è che ogni volta che c'è un ospite tanto più così preparato che dice: ragazzi, però l'impressione sembra quello, deve esserci pressione di tutti che si sfogano, se no lo fate altrove, lo sfogo. Allora, ma Guido, di parole, sì, di circostanza, Giuntoli ha già deciso. Tra l'altro non è Giuntoli che ha il potere di decidere una cosa di questo genere, Giuntoli ha voce in capitolo in questa decisione, perché certamente ha voce in capitolo, ma una decisione come quella di tenere o mandare via Allegri è una decisione che è in testa a Scanavino, è in testa all'amministratore delegato, che sicuramente si consulterà con Giuntoli, sicuramente si consulterà con la proprietà. Cioè, non stiamo parlando di un terzino destro, stiamo parlando della guida tecnica, quindi non è una questione di decisione di Giuntoli, è una decisione che viene presa collettivamente. Poi io lo so che Allegri, lo so che, ma non mi stupisco delle cose. Sì, però ragazzi, mamma mia, noi ogni giorno. No, ma non è neanche una questione di offendersi, è una questione, è veramente un nervo scoperto. Io, per esempio, questo spesso lo dico ai dirigenti della Juventus, cioè il fatto che un allenatore come Allegri, indipendentemente dal suo valore tecnico, che secondo me è indiscutibile, perché comunque poi la sua storia, i risultati, c'è una storia, insomma. Però che in questo momento ti crea un problema di serenità dell'ambiente, perché è indubbio che è un allenatore discusso, è un allenatore che divide, è un allenatore a cui tutto sommato sotto sotto piace dividere. Allegri non ha fatto niente negli ultimi anni per piacere a chi in qualche modo non era d'accordo con lui. In certi casi ha anche in qualche modo acuito quel tipo di contrasto. Questo fa parte del carattere, è una questione assolutamente personale, non è una questione di è una questione proprio di carattere. Poi, se la vogliamo ricondurre alla livornesità, io la trovo un po' un luogo comune, ma sì, esatto, certamente è quella roba lì, insomma. Allora, Guido, io ti avevo detto 3,5, quindi però ti avevo detto altre 3 domande, quindi vedi tu, prendi te. Perché poi però sono, uno, io chiedo della dirigenza, te le spiego un attimo almeno le mie domande, e poi ripeto, andiamo avanti noi, e professor Bava ci saluta quando vuole, ovviamente tra poco, però vogliamo l'ultimo tuo pensiero, quando salutiamo anche Guido. E, allora, prima la dirigenza, Guido, nella luce, il tunnel, il racconto, dicevi Juve triste, c'è anche il fatto che questo, diciamo spesso, è un governo tecnico, il che anche qua prescinde il nostro giudizio sul valore delle persone, perché io ho avuto modo solo di conoscere il presidente Ferrero, che si è mostrato incredibilmente cortese e signore quando l'ho conosciuto, l'amministratore Scanavino non l'ho conosciuto, tu li conosci tutti, ma questo rileva poco. Cioè, io sono sicurissimo che siano super professionisti e che stiano imparando il loro mestiere, però è la Juventus è calcio, è una storia di 130 anni, e il governo tecnico quanto può durare? C'è Giuntoli, lo sappiamo, di politico tra virgolette, però il dubbio viene a tanti, cioè resta così,
secondo te non c'è bisogno di qualcos'altro? Io vedo l'Inter in questo momento, Guido, e c'è Ausilio che è quello che si occupa di quello, Baccin sotto, Marotta si occupa della Lega e di quell'altro così. Io non lo so, ti chiedo, abbiamo tutto noi, con la massima stima, sai che conosco anche Francesco Calvo e la stima che ho per lui, quindi dico, tutto quello che vogliamo, ma basta così? C'è la dirigenza a posto per X anni? Questa è la prima, la seconda te la faccio insieme e poi chiudi su Acerbi le istituzioni se vuoi. La seconda è, io dico Superlega perché? Perché quando tu, lo so che oggi non c'è il torneo e la società dice, quando ci sarà deciderò, è giusto. Però nella luce, nel tunnel, nel futuro, e mi è piaciuto molto il suo racconto, io vorrei anche capire, cioè c'è l'idea, secondo te, tu parli con i dirigenti più di noi, c'è l'idea di essere molto pronti almeno ad ascoltare l'idea di un torneo che faccia guadagnare di più tutto, o c'è un po' di conservatorismo e magari un attimo di, non so, di diffidenza nei confronti di questo progetto? Hai qualche notizia? Allora, molto rapidamente, la figura di calcio, beh, non c'è soltanto Giuntoli, Amanna, tu prima hai parlato, certo, di Ausilio e di Baccin, appunto anche Giuntoli, Amanna, tutto sommato ha lavorato, anche se non direttamente sul mercato, perché non poteva, ha lavorato Cherubini come uomo di calcio all'interno della società, che in quest'anno di squalifica ha lavorato di come dire, per collegare le parti più tecniche della società, le parti più governative e amministrative con quelle di campo, essendo una persona che ha la cultura per far dialogare queste due componenti. Quindi non è che mancano le persone di calcio all'interno della Juventus, è indubbio che le figure apicali in questo momento, che sono Scannavino e Ferrero, non sono persone di calcio, però sotto non è che manca uno staff di persone che sanno qual è il core, che sanno lavorare sul core business della Juventus, che rimangono le partite di pallone. Quindi credo che da questo punto di vista non ci sia da preoccuparsi. Poi, che possa servire all'interno dell'organigramma una figura magari con un diverso carisma, alla quale possa essere assegnato un ruolo non amministrativo ma di gestione, questo può essere. Bisogna capire come si evolve il ruolo di Giuntoli, ecco, dovrebbe essere una persona che è in grado di lavorare con Giuntoli. Gli organigrammi sono poi degli animali delicati, nel senso che ci sono degli equilibri da mantenere, non si possono inserire figure senza pensando che non ci siano conseguenze. Cioè, in questo momento a Giuntoli è stato dato del potere proprio di costruire una squadra. Allora, a quel punto, se tu inserisci una figura di calcio, dove la inserisci? Ecco, io leggo il nome di Platini, per esempio. Ecco, Platini che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare forse il presidente? Sì, forse. Di che cosa si dovrebbe occupare? Perché attenzione ai dirigenti soprammobile, perché poi appunto quelli non servono a nulla. Cioè, inserire in società una figura del passato senza dargli un ruolo preciso, senza dargli un compito, delle mansioni, delle deleghe, è come mettere una bandiera, è come appiccicare una figurina sulla facciata della sede, non serve assolutamente a nulla. Anzi, ma poi... Chiellini, Guido, avevano parlato di Chiellini e tanti pensano che lui stia studiando in America per tornare presto. Credo che lui possa essere un profilo. Ma ricordatevi quello che aveva detto Andrea Agnelli a Buffon. Cioè, Buffon, quando si ritira, diciamo, la prima volta, no? Il primo saluto di Buffon prima del suo ritorno, lo fa con Andrea Agnelli accanto. E Buffon racconta, svela il dialogo tra Andrea Agnelli, che ha fatto con Andrea Agnelli, e dice: io, se torno alla Juventus, devo partire facendo le fotocopie. Perché non posso pensare che soltanto per essere stato un campione della Juventus io possa avere un ruolo in dirigenza. Credo che Chiellini, che è fatto della stessa pasta, non è che se dovesse arrivare alla Juventus sarebbe inserito come amministratore delegato o come direttore generale. Credo che anche lì l'inserimento di una figura come Chiellini, che è una cosa possibile, perché no? È un giocatore con spiccate qualità dirigenziali, perché comunque è uno che conosce molto bene i giocatori, appassionato di calcio,
è uno che in qualche modo ha una sua preparazione, laureato in economia e commercio con una laurea magistrale, e in questo momento sta facendo delle esperienze negli Stati Uniti pazzesche, perché passa ore nell'ufficio marketing dei Los Angeles Lakers, e quindi direi che è un bello stage quello che puoi fare chiacchierando con chi lavora ai massimi livelli del marketing sportivo, però ecco, è una figura che all'interno della Juve potrebbe scalare piano piano le sue posizioni. Cioè, Superlega, Guido, Superlega? Superlega, secondo me la Juventus in questo momento deve stare coperta per degli accordi che ha preso con UEFA, e quindi non potrai mai leggere delle dichiarazioni particolarmente agguerrite dei ma in privato ti risulta altro della Juventus. Ma in privato io ti dico, loro hanno l'obbligo di aderire a una competizione più remunerativa, perché questo fa parte, certo, del fatto di essere una società quotata in borsa. Cioè, se io sono un azionista e so che i miei dirigenti non aderiscono a una competizione più remunerativa, io come minimo faccio una domanda in assemblea, come massimo faccio un'azione di responsabilità. Cioè, dal loro punto di vista è un obbligo quello di considerare la Superlega. Io credo che in questo momento molti club europei stiano valutando questa opportunità, perché il calcio si sta evolvendo, c'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, diceva il tale, e quindi secondo me la Juventus, come tutti gli altri club, è prontissima alla Superlega. Bisogna vedere quanti club in questo momento danno la loro adesione alla Superlega. Io credo che i conti Ben Rijkaard e Andrea Agnelli e tutti gli uomini di A22 li faranno, credo, tra maggio e giugno, e a maggio e giugno si faranno i loro calcoli. Al contrario di Laporta, io non credo che la Superlega parta nel 24-25, ma nel 25-26. Vediamo qua. Allora, Guido, il finale che ti chiedo, perché veramente ti abbiamo tenuto tanto, ti ringraziamo tanto, ripeto che andiamo avanti a lungo noi nel pomeriggio con Luca, Virginia, chi potrà rimanere, e Guido, l'ultima era questa: il caso Acerbi, io non ti chiedo il discorso, anche se poi lo fai, ma sul razzismo e tutto il resto l'abbiamo fatto qui, insomma, io sono agghiacciato, le abbiamo riviste prima, dalle parole di Gravina, che in 10 secondi, noi abbiamo visto quelli, riesce a dire l'altro giocatore, ma poi non doveva restare in campo, era tutto finito, perché è riuscita, e Malagò abbiamo visto 2 minuti di silenzio in cui dice io non commento, non lo so, io ti chiedo i media, qualche giornale, il professor Bava citava qualche giornale sportivo non qui presente, ha fatto articoli sulle colpe di Juan Jesus, sul fatto che avesse marcato bene Haaland, io non lo so, sai che è il mio tema, io sono rompiscatole su istituzioni e media, però dimmi la tua e poi ti salutiamo e ti ringraziamo tanto. Allora, per onore della verità, poi Gravina ha corretto la dichiarazione che voi avete fatto sentire e ha detto che era assolutamente solidale con Juan Jesus, quindi questo certamente va detto. Il fatto che la prima frase non gli sia uscita bene è certamente un fatto, è un fatto ineluttabile, perché questo è sicuro. Io ho un'idea abbastanza chiara sulla situazione. Dal punto di vista giuridico sono molto contento di quella sentenza, perché non si condanna mai in assenza di prove. Non c'erano le prove, quindi non si può condannare. Mi piacerebbe che questo garantismo, comunque questo rispetto della presunzione di innocenza, continuasse, mi piacerebbe fosse anche retroattivo, visto che abbiamo assistito a della giustizia sommaria dal punto di vista sportivo negli ultimi 4-5 anni. Prendiamo atto che forse il vento è cambiato, speriamo che la decisione del giudice Mastandrea sia una decisione che segni una nuova epoca nella giustizia sportiva, che diventi un po' meno barbara e un pochino più da stato di diritto. Quello che è successo nel caso Acerbi è una cosa buona per uno stato di diritto, non si condanna senza prove, senza avere la ragionevole certezza, a maggior ragione se la condanna è molto dura, 10 giornate avrebbero rappresentato una mazzata
incredibile anche sulla carriera del giocatore, ma anche proprio essere condannato per quella ragione sarebbe stata un'etichetta che avrebbe difficilmente fatto risollevare Acerbi. Quindi non ci sono le prove e non si può condannare, tra virgolette, a morte Acerbi. Punto. Poi c'è quello che abbiamo visto, c'è quello che più o meno abbiamo pensato tutti, e quindi mi aspettavo da parte delle istituzioni un atteggiamento diverso nei confronti del problema, nei confronti di Juan Jesus, che giustamente si sente vittima di un'ingiustizia. Ora, noi dobbiamo pensare che Juan Jesus si sia inventato tutto? Non lo so. Non possiamo accusare Acerbi, e questo non lo faremo mai, soprattutto noi che abbiamo raccontato e vissuto quello che può essere un'ingiustizia da parte della giustizia sportiva. Però la solidarietà umana a Juan Jesus è qualcosa di indispensabile e non va detta, diciamo, fra i denti, va gridata la solidarietà a Juan Jesus e la condanna di qualsiasi tipo di razzismo, perché il problema è grave e il problema è un problema purtroppo che esiste ovunque. Vediamo Vinicius Junior che cosa sta facendo in Spagna. È un problema che dobbiamo estirpare, e lo si può estirpare soltanto martellando quotidianamente, non tollerando nulla, non tollerando il vicino di stadio che fa un commento inappropriato, non tollerando l'utilizzo di certe parole, non tollerando, diventando maniaci nel cercare di chiudere ogni via al razzismo. Quindi, insomma, mi dispiace che le istituzioni non abbiano dimostrato la necessaria solidarietà a Juan Jesus, perché questo non significava disconoscere la sacrosanta presunzione di innocenza di Acerbi, significava semplicemente comportarsi da esseri umani, insomma. Poi questo è il discorso, e probabilmente lo stesso Juan Jesus, che in prima istanza, se vi ricordate, aveva chiuso la vicenda perché gli bastavano in fondo le scuse di Acerbi, è stato il fatto che poi Acerbi negasse platealmente di aver proferito quelle parole che ha scatenato poi la rabbia di Juan Jesus. Quindi, ecco, Juan Jesus non vuole e non voleva, non credo che il problema di Juan Jesus sia in questo momento che Acerbi non abbia preso 10 giornate di squalifica, perché non gliene può fregare di meno, no, certo, a Juan Jesus della squalifica di Acerbi. Gli importa il fatto che si parli di razzismo, gli importa il fatto che non venga sottovalutata questa cosa, non venga bollata come una sua invenzione, anche perché poi il giudice, che devo dire ha scritto una sentenza esemplare, lo ha messo nero su bianco che crede alla buona fede di Juan Jesus. Quindi significa, se vogliamo proprio andare a leggere tra le righe, che se tu credi alla buona fede di Juan Jesus, credi che in realtà poi Acerbi le parole razziste le abbia pronunciate, oppure credi al fatto che abbia sentito male. Comunque, tu credi alla buona fede di Juan Jesus e dici: però io non ho prove per condannare Acerbi. Quindi non era neanche, cioè, a me sembrava abbastanza facile quello che il ruolo del si impappinano, perché non c'era da segnare un gol in rovesciata. A me sembrava una porta vuota, cioè peggiorano ogni intervista, anche oggi quella di Acerbi, ogni giorno peggiorano una situazione a cui si poteva uscire. Guarda, un paio di scivolate Acerbi nell'intervista al Corsera anche le ha fatte, ecco. Io il silenzio a volte è veramente d'oro, ma veramente dico, ma io anche l'Inter dico, ma ditegli, stai zitto un attimo, no, vogliono stravincere, vogliono l'intervista sul Corriere della Sera. Io non credo che l'Inter sia fosse d'accordo con l'intervista al Corriere della Sera. Ah sì, beh allora e se tu ci pensi, Gravina è stato molto più empatico con Acerbi di quanto lo sia stata l'Inter negli ultimi 10 giorni. Ah, questo è vero, questo non c'è dubbio. Perché guarda che, a parte l'assistenza legale che giustamente è stata fornita dall'Inter, perché Marotta era anche presente all'udienza e tutto quanto, ma tu hai sentito una parola dell'Inter che in qualche modo... Hai sentito lo stesso trasporto con cui si è espresso Gravina ieri, lo hai sentito da qualche dirigente dell'Inter? Io no. No, vero. Anzi, ci sono state le parole di Thuram che mi sono sembrate molto più di condanna. Era un compagno di squadra. Esatto. No, ma parliamo di dirigenti. Però sì, hai ragione, Virginia. Cioè, Thuram, tra l'altro, prima che uscisse la sentenza, non dico che fosse
un giustizialista, però insomma non era stato morbido sulla vicenda. Ricordiamo Thuram, figlio di Lilian, che è uno dei paladini della lotta al razzismo nel mondo del calcio. Lilian Thuram lo combatte davvero da tanto tempo, perché me lo ricordo, io avevo iniziato da poco a fare il giornalista e lui era nella Juventus ed era un giocatore che non mancava mai di ricordarlo, e stiamo parlando di un'epoca, si parla ahimè di 20 anni fa, in cui la sensibilità nostra dei media era più bassa, lo sottovalutavamo, tolleravamo tante cose che adesso per fortuna non tolleriamo più, no? Ma Thuram già nel 2002-2003, mi ricordo, faceva dei discorsi. Era un periodo in cui poi si frequentava maggiormente i giocatori, quindi dopo un allenamento o durante una trasferta si chiacchierava, e Thuram spesso veniva a segnalarci delle cose che noi avevamo, come dire, minimizzato, e puntava sulle nostre coscienze dicendo: dovete fare più attenzione, perché voi media avete un potere e dovete utilizzarlo per stigmatizzare, perché esiste un problema di razzismo. Thuram era avanti 20 anni, adesso questo per fortuna è l'agire comune della stragrande maggioranza di chi fa il mio mestiere, ed è un agire comune anche della società, quindi non mi stupisce che Thuram figlio sia stato cresciuto, certo, il primo, come dire, in un ambiente da questo punto di vista molto sensibile, giustamente sensibile. Guido Maciago, direttore di Tutto Sport, grazie mille Guido, ogni tanto ci vediamo e chiacchieriamo di tutto, grazie davvero.